Benvenuti a stazione Garibaldi, ore 11 e qualche minuto, 11 e un quarto, 11 e 20. Andiamo a vedere se la porta che trovavamo sempre aperta sia ancora aperta. Siamo al binario 7. Stiamo facendo il binario 7. L'ultima volta vi ricordo che eravamo usciti qui. E vediamo come va. Queste sono le varie attività, c'è start, c'è la slot, l'ingresso che arrivava da sotto era questo qui. Oggi ci sembra di vederlo chiuso, vediamo. Allora, no, purtroppo è ancora aperto. Ed eccoci qua. Stiamo scendendo. Ed eccoci sotto nei locali tecnici. Bene. Non c'è gente che dorme oggi? No, cavolo, non c'è adesso. Perché ero venuto a vedere una situazione che c'era gente che dormiva. Ho parlato con i dirigenti qui di FS, non c'è più nessuno quindi adesso? No, cavolo. No. Perché prima qui tutto era pieno. Va bene, dai, ti lascio andare. Va bene, faccio un giro e vado via. Guarda, ma io voglio vedere il mio capo, ma detto da me, sì, prima. Prima. Dimmi. Scusa un attimo, prima si dorme qua, però io adesso il cancello è chiuso da là, allora qua è chiuso, allora non si può entrare. Io, mezza quasi qua, non ho visto nessuno. Perfetto, sono contenti così. Però non arriva lei tutti i giorni qua, io arrivo due volte a settimana più o meno. Sì. Perfetto, ti ringrazio. Faccio un giro fino in fondo poi vado via, grazie, ciao. Bene, da quanto ci risulta, a parte la porta che è aperta, cari amici di City Report, pare che i provvedimenti siano stati presi. In effetti sentiamo meno puzza di urina di quanto sentivamo l'altra volta. Ricordo che l'altra volta c'erano anche i topi e tante altre situazioni. Beh, vediamo un attimino in esclusiva cosa sta succedendo. Vi ricordo che sono circa le 11:20, le 11:30. Del mattino, siamo passati la notte era chiuso. Potrebbe essere un qualcosa di positivo. Sì, sicuramente non vediamo più tutti i pernotti che c'erano una volta, ve li ricordate? Guardate, adesso è tutto libero. Apriamo questa porta e proseguiamo. Stiamo seguendo il sotterraneo, veniamo qui senza far sapere nulla a nessuno, proprio per avere l'effetto sorpresa. Ed eccoci, siamo dalla parte opposta del cancellone di quando eravamo venuti l'altra volta. Il cancello è chiuso, l'ambiente è molto più pulito, sicuramente molto più sicuro. Ci sono sempre, voilà, le telecamere. C'è qualche passaggio aperto in più rispetto a prima. Questi prima erano chiusi. Li stiamo seguendo tutti, li stiamo facendo vedere sotto Garibaldi, FS. Ok, da dove siamo qui? Perfetto, rientriamo perché adesso usciamo anche, qui ci sono altre telecamere come potete vedere. I corridoi di Garibaldi sono immensi, non è che vogliamo fare una mappatura per le persone, diciamo, che vivono di espedienti e di cose, ma porte chiuse.
porte chiuse, porte chiuse. Questa addirittura è stata sprangata, come vedete, con una lastra di metallo. Bene, direi che possiamo uscire e traete voi, insomma, le vostre deduzioni. Da quando siamo venuti la prima volta, insomma, quando siamo venuti adesso, è tutta un'altra roba, insomma. Diciamo che è cambiata parecchio. Questa è l'uscita dove eravamo venuti l'altra volta, vi ricordate? Ok, perfetto. Tutto chiuso. Perfettamente tutto chiuso. Andiamo. Questa addirittura dovrebbe essere una porta allarmata. Infatti è chiusa. Adesso rientriamo sui nostri passi e dal binario 7 usciamo. E diciamo che mezzo lavoro è stato fatto, insomma. Manca tutta la parte esterna, manca un po' dell'interno quando è aperta. Però diciamo che rispetto a prima, guardate, poi con le immagini del nostro amico Paolo Rusconi potrete sicuramente ricordare, vedere come era prima. Siamo contenti, così è un po' meglio, non siamo ancora alla soluzione finale, ma è un po' meglio. Intanto continuiamo a vedere i delivery in giro. Pieno giorno, eh? Niente di particolare, però siamo qua. E questa è la varia umanità che trovate all'interno della stazione di Garibaldi anche in pieno giorno. E non mancano i mercanti abusivi qui, come potete vedere. Ore 11, siamo proprio qui all'ingresso. Che storia, ragazzi, che stazione Garibaldi, questo è il giorno, cartoni, carrelli, pezzi di lamiera attaccati con le catene. Questi sono per tutti quelli che vengono a vendere la sera in Corso Como. Non è l'unico, eh? Ne abbiamo anche un altro, guarda qua. Cioè, guardate qui, pieno giorno, tutti i banchetti dei venditori ambulanti. Sono due nell'arco di 20 metri di fronte
alla stazione. Andiamo avanti. Incatenata. Chiaramente, perché nessuno gliela porti via, perché la sera c'è la movida e quindi si vende merce contraffatta, eccetera. La bicicletta, chissà che cos'altro, altri pernotti, e questa è Garibaldi stazione FS in pieno giorno, siamo alle 11 del mattino. Incredibilmente siamo qui di giorno, come avete visto i piedi di questo signore che dorme, abbiamo anche un carrello in più del solito, e questo sicuramente non è meno di quello che abbiamo visto l'altra volta. Questo per farvi vedere che la situazione non è solamente quella notturna, ma ormai siamo anche a quella diurna. Questa è la famosa porta dove una volta si entrava, e adesso andiamo, ritorniamo di qui in mezz'ora. Pieno giorno, mezzogiorno circa, guardate, la Milano del 2020, altro che coronavirus qui, guardate, c'è anche l'alcol. Qualcuno sotto le coperte, come potete vedere, che si muove. E noi chiudiamo così. Guardate che roba. Questa è la stazione Garibaldi FS. Questa è via Piazza Gaio Lenti, via Don Sturzo, e questi i residui dei festini della notte. Da Tullio Trapasso, City Report, per ora è tutto.